8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, 50 settimane all'anno. 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, 50 settimane all'anno. 8 ore al giorno, 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 8 ore al giorno. Falcone, al giorno. Quante volte abbiamo riconosciuto il marchio novarese entrando in un ascensore o ammirando il meccanismo di una scala mobile? Anni 70, comincia la crisi industriale. Operai e studenti in lotta con il desiderio di rivendicazione, la fabbrica occupata che incontra il cinema, e Novara scende sul set. Un frammento di storia industriale piemontese diventa protagonista indiscusso di un'epoca, incontrando la forza preponderante di una macchina da presa, quella di Elio Petri, di un corpo, quello di Gianmaria Volontè, di tanti volti novaresi e di una sola anima, quella della classe operaia. La storia è quella di Lulu Massa, operaio metalmeccanico alienato e campione di Cottimo, che capisce l'importanza del conflitto dopo un tragico incidente. Dietro questa storia ci sono molti retroscena che attraverso i ricordi di chi c'era portano alla luce un'idea collettiva che oggi non si vede più. Ma era una città molto più, come dire, caratteristica di adesso. C'era un senso di appartenenza all'essere novaresi che oggi non ritrovo più. Molto, molto rosso si respirava, ecco, se così possiamo esprimerci. La città è cambiata radicalmente. E la cosa più frequente era il volantinaggio davanti alle fabbriche. Erano gli anni fondamentalmente della sinistra extraparlamentare. Novara era una vecchia città socialista che era decisamente di sinistra, i fascisti si contavano sulle dita di una mano, e anche questa è una bella differenza con oggi. Era il momento delle battaglie tra i cappelloni e i militari, quindi era il 68-69. Forse era un periodo in cui veramente c'era una grande voglia di impicciarsi di grandi numeri, di grandi cose, cosa che oggi non esiste più, con tutte le ingenuità del caso. Ci furono dei problemi occupazionali a Novara, perché se pensiamo alle grandi industrie che c'erano, che sono entrate tutte in crisi, basta pensare la Montecatini, la Montefibre. Lo stesso Rich Tessile, che era in crisi, e lo stesso Sant'Andrea era in crisi. La Scotti Boioschi, che è un'altra azienda storica. I problemi che riguardavano già allora l'Istituto Donegani, l'Istituto dei Metalli Leggeri. È toccato alla Falconi, quella lì dove hanno girato questo film. Se mi ricordo bene, la Falconi è andata in crisi per cattiva gestione aziendale. Allora i giornali parlavano di Novara città che scoppia, perché sia a livello studentesco sia a livello di classe operaia a Novara non si erano mai viste manifestazioni così grosse per la difesa del posto di lavoro. È vero che il film coglie un momento di particolare crisi in fabbrica alla Falconi, però è un momento, a mio avviso, ancora industrialmente molto forte e molto competitivo. Se guardiamo la realtà di oggi, non c'è paragone. Un settore molto appetibile e la Falconi allora risultava in quel periodo lì essere la più grossa azienda in Italia, una delle più grosse in Europa, anche per via del fatto che dal punto di vista tecnologico era molto avanzata. Le prime scale mobili di Milano erano della Falconi, insomma, no? Nel 67
alla terrazza Martini di Genova si installò l'ascensore più veloce del mondo, da parte della Falcone. Avevo un'equipe di tecnici abbastanza d'avanguardia, no? E quindi poteva permettersi certe cose, insomma. E anche gli stipendi erano degli stipendi ragguardevoli rispetto alle altre ditte metalmeccaniche della zona. Ecco. Non parliamo poi di appartenenza. L'essere, una volta essere dipendente dalla Banca Popolare di Novara o essere dipendente dalla Falconi era un titolo di merito. Se io lavoravo a Falcone dovevo morire a Falcone. Si chiamava Mario Buschini, era un operaio metalmeccanico che lavorava alla Falcone, che indossava sotto la tuta blu una camicia bianca e la cravatta quotidianamente, per marcare il fatto che non solo il capo reparto poteva stare in queste condizioni, ci stava lui. E io lo ricordo al tavolo delle trattative, con la carta millimetrata, a disegnare le curve di Cottimo e a prendere sempre i castagni ai tecnici dell'azienda. La produzione è calata al 7%. Del 7% è calata la produzione. Dal 7%! Qui bisogna far come prima. Bisogna ritrovare quello spirito di collaborazione tra noi che aveva fatto della nostra industria un gioiello. Un gioiello! La fabbrica, diciamo, è cresciuta perché prima era localizzata esclusivamente in via Gnifetti e dopo si è trasferita in quel nuovo fabbricato in via Andrate, quindi ha quasi raddoppiato nel giro di 10 anni il numero degli operai. Le forze politiche di allora, in particolare la Democrazia Cristiana, avevano un ruolo fondamentale sia per quanto riguardava la possibile risoluzione dell'eventuale fallimento, sia per quanto riguardava, come dire, chi doveva essere collocato poi a risolvere il problema. Il direttore era uno svizzero, un certo Placid Fleury, che lui tutte le mattine alle 5:30 andava a messa, insomma, prima di venire in fabbrica. Quando iniziai a lavorare, il primo anno che iniziai a lavorare lì, che ero in fabbrica, eravamo qua in via Gnifetti, la domenica prima della Pasqua, perché era i proprietari erano legati, credo, Vaticano, molto, comunque molto cattolici, bisognava partecipare alla messa fatta in fabbrica e veniva sempre un vescovo, quindi dalla piazzetta lì davanti c'era il tappeto rosso di questo vescovo, si installavano l'altarino lì dove faceva la messa, tutti i lavoratori partecipavano, e molti partecipavano, è vero. Anch'io, perché il sabato mattina pagavano la mezza giornata comunque. Però io mi rifiutai di fare la comunione, perché i giovani dovevano fare la comunione, confessarsi e fare la comunione. Io non la feci, quindi fui chiamato in direzione 3 giorni dopo per dirmi se ero un comunista. La crisi è venuta, almeno secondo me, è venuta da un'esposizione nei confronti delle banche molto, molto, molto elevata, perché per pagare i debiti della costruzione che avevano fatto. Quindi si sono trovati indebitati fino al collo con le banche, pur avendo dei crediti da prendere molto elevati. Infatti noi siamo riusciti ad andare avanti nell'amministrazione controllata pagandoci gli stipendi. Il bilancio era sempre più o meno o alla pari o in perdita, no? Perché c'era tutto un giro commerciale di commercialisti e tutto che copriva questo tipo di situazione, perché ricevevano dei soldi, no? Naturalmente, e finché non vai a calcolare, finché non scoppia il bubone, finché l'INPS non chiede i soldi in pagamento, ma perché c'era dietro una situazione di non pagamento, quando lo chiede cominciano ad arrivare questi soldi, si interessa alla procura e la procura a un certo punto fa scattare gli arresti di un gruppo di dirigenti. Il Fleury, che aveva sentito odore di era fuggito in Svizzera. E sono venuti a mancare i soldi che gli avevano promesso per gli investimenti in sud. Ma quando scoppia il bubone, quando dopo un certo periodo non erano stati pagati i contributi agli operai, ci sono state 2 scissioni all'interno, 2 gruppi di operai e di tecnici hanno messo su altre fabbriche, diciamo, in concorrenza. La crisi, che non era di tipo occupazionale, di carenze, perché era tutto ben coperto, ma si è scoperto che contributi di tutti gli operai non venivano pagati da anni, no?
E a questo punto, quando ci sono stati i licenziamenti di questi che sono andati e tutto, sono venute allo scoperto, no, queste cose sporche, e si è scoperto che con una serie di triangolazioni il materiale partiva dall'Italia, cioè l'ascensore veniva spedito dall'Italia, che sia negli Stati Uniti o in Giappone o in India, e i soldi non arrivavano in Italia, venivano su dalle ditte sempre gestite dalla Falconi, come la Falconi Belgic, no? Arrivavano dei soldi che erano degli uffici dove raccoglievano i soldi che poi andavano ad arricchire il Fleury con il suo entourage. Un peccato, perché sotto il profilo tecnologico, se non ricordo male, la Falconi era un gioiellino, insomma. Ecco, sotto il profilo della gestione amministrativa i risultati furono un po' disastrosi. In quel periodo, mentre si faceva l'occupazione dello stabilimento e il film, contemporaneamente per le vie della città, a Novara per esempio, i lavoratori della Falconi manifestarono molte volte, così come manifestarono molte volte a Roma. E mi ricordo, per esempio, in qualche occasione ci fu anche il rischio di qualche colluttazione con la polizia, perché insomma in alcuni momenti anche il cercare di mettere con forza sul tavolo il fatto che bisognava riconquistare un posto di lavoro, perché era completamente perso. Coinvolgemmo il Consiglio Comunale Novarese, però lo abbiamo dovuto forzare, nel senso che abbiamo occupato la sala del Consiglio Comunale affinché non si interessasse più direttamente dei problemi. Avevo convocato il Consiglio Comunale per la sera stessa con all'ordine del giorno il problema della Falconi. Mi annunciano che c'è un corteo di operai che arriva, che era indirizzato verso il municipio, insomma. Io li accorsi sullo scalone, sono saliti, dico, sentite, accomodatevi. Adesso io non so dire, so che c'era l'aula piena di gente, nel frattempo c'era Volonté che si appoggiava addirittura ai banchi e filmava, lui, Gianmaria Volonté. A quel momento tollera una cosa, poi il sindaco Leonardi si impone perché vengano cacciati fuori, insomma, come un tribunale a sgomberare l'aula. C'è un po' di mormorio dai banchi del Consiglio Comunale, si leva uno, che ero io, mi dispiace, questi rimangono. Cioè, voglio dire, ha ricordato 15 giorni fa il Leonardi, che era sindaco allora. Piomba in sala Gianmaria Volonté con una troupe cinematografica e si mette a girare. Al che a me sono saltati un po' i nervi, per la verità. Ma cosa sta succedendo qui? Ma dove siamo? Siamo in un Consiglio Comunale? E Gianmaria Volonté fa, io sto facendo un film, dico, guardi, qui di film ce n'è già fin troppi, e lo cacciai in malo modo. E così questo ce ne andò un po' incavolato, dopo aver fatto alcune riprese così, e noi riprendemmo i nostri lavori, che poi si conclusero con una proposta, quella poi di andare a Roma. E ci fu anche Tafferugli, perché Tafferugli non violenti, ma insomma, perché allora intervenne purtroppo malamente un consigliere comunale, forse era anche assessore, l'architetto Cazzola, credo, di Novara, si affacciò nella sala che era piena di lavoratori seduti per terra e così via, e saltò fuori con una frase del tipo: mi rifiuto di partecipare a un consiglio comunale dove la plebe occupa la sala. Per fortuna c'erano presenti agenti di carabinieri e vigili che hanno calmato la situazione. Per la prima volta Novara chiede un aiuto allo Stato per poter risolvere questa crisi. Il ministro, che era Piccoli allora, ci disse che avrebbero applicato anche alla Falconi di Novara i criteri che avevano applicato per i cantieri del Mediterraneo, e quindi si aprì una prospettiva positiva. Fu istituita la GEPI. La GEPI, che è una società di finanziamenti pubblici, no, che venivano date alle ditte in crisi, che poi ristrutturate venivano poi cedute ai privati. La Falconi veramente fu
credo sul piano tecnologico la più grave sconfitta industriale della città di Novara. Però senz'altro è stato da parte nostra un momento di aggregazione, di lotte, di anche di unità sindacale molto, molto viva, secondo me. Professionisti, sciamavano per la città in politica, sempre vestiti di politica. C'erano anche dei bar, dei luoghi topici, sì, il bar di Oreste Strano, che stava vicino alla ferrovia, era uno dei luoghi, diciamo, di eccellenza di incontri. Beh, si è diffusa la voce nelle scuole che al bar dell'Oreste reclutavano i figuranti di questa cosa, perché l'Oreste era l'unico organizzatore che c'era a Novara, tutto passava giustamente attraverso di lui. Il bar Milk Bar c'è ancora, si chiama ancora così, Milk Bar, che è in corso Cavallotti, a fianco del Cavalcavia, dopo l'Hotel Europa. Frequentavo il bar dell'Oreste Strano e quindi sentivo dire a proposito delle riprese di questo film. Questa gente un po' strana che girava in questo bar, insomma. E lì si sviluppava, non so, il pitur che faceva una parete del bar che era Guernica, insomma, no? All'ingresso c'era Che Guevara sopra il bar, no? Sai, queste cose qui. Il jukebox erano tutti dischi rivoluzionari dell'epoca, questa era la situazione, no? Ma poi lì al bar dell'Oeste andava chiunque, cioè generalmente quelli di sinistra, diciamo così, più meno conformisti. Certamente quelli del PC non andavano al bar dell'Oreste, anzi. Una parte della vetrina erano dove venivano messi i tazzebao, cioè venivano affissi i manifesti, ma di correnti politiche diverse, ma non istituzionali, diciamo, ecco, non del PC, non della... perché poi c'era questa grossa contraddizione, principalmente col PC, insomma, ecco. E quindi noi eravamo questo polo alternativo dove era frequentato da tutti i derelitti della politica, insomma, no? Quindi il bar dell'Oreste era considerato un postaccio perché, non so, cioè, succedevano così, andava lì di tutto. Cioè, potenzialmente un covo di provocatori. Noi siamo lì, arriva. Prima di tutto c'era giù un compagno di Roma di Radio Proletaria che quando venivano su venivano sempre a trovarci e si incontra lungo la strada andando su verso l'Hotel Europa, stavamo passeggiando con Artemia Balducci che è poi una regista, no, diventata, ed era una sua ex donna che stava in quel periodo con Volonté e lei dice: ma sì, noi dobbiamo venire a parlare per un film e tutto, e la sera sono venuti, facciamo questo incontro, loro ci chiedono appunto che avevano incontrato delle difficoltà per poter operare a Novara perché non c'era stata la collaborazione delle forze politiche e dei sindacati e se era possibile mettere in piedi, no, un numero consistente di comparse tutte per questo film. Prima che iniziasse il film vero e proprio loro avevano il loro quartier generale all'Hotel Europa e c'erano gli uffici lì, per cui bene o male tutte le persone le vedevi sempre anche se in modo abbastanza superficiale, insomma. Cercavano una fabbrica per girare un film e non la trovavano, sono andati alla FIOM e hanno parlato alla FIOM e Ottaviano Del Turco gli ha detto: io ho una fabbrica a Novara che è occupata dagli operai, per cui si può benissimo vedere di fare quello che desiderate.
si viene da quella tradizione, che è la tradizione del neorealismo, perché anche Pirro viene da quella tradizione, e Petri lo stesso che faceva il giornalista quando era ragazzo, si documentano. E quindi l'interpellare l'operaio, il sindacalista, il rappresentante di partiti extraparlamentari, o comunque la sinistra, più a sinistra del PC, eccetera, o membri del PC, è chiaro che fa parte della documentazione. E quindi ricordo che facemmo questo provino all'Hotel Europa per questo gruppo di comparse, i cosiddetti studenti da contrapporsi agli operai. E ricordo anche che l'aiuto regista si chiamava Gabrielli, tra l'altro. E che poi ebbe degli screzi con la produzione, con lo stesso Elio Petri, che alla fine se ne andò. Era un regista che veniva dal cinema impegnato, aveva lavorato con Tinto Brass, che in quegli anni faceva film impegnati e non film come quelli che sono venuti dopo. E quindi con lui avevamo girato per quartieri operai, per luoghi di ritrovo di gruppi di immigrati, eccetera, a cercare proprio delle facce. Cioè lui voleva che anche le comparse avessero una tipologia specifica, cioè che non fossero delle persone prese a caso a fare numero, ma che proprio anche nei lineamenti somatici fossero identificabili come appartenenti a una determinata classe sociale. Menna Tarcisia, di Manfredoni. Menna Tarcisia, quell'altro? Dino, 40 Salvatore, nativo di Lecce. Massa Ludovico, detto Lulù, Lombardia, quasi Svizzera. Avevamo reclutato, diciamo così, una serie, parecchie decine di persone di questi gruppi, che poi sono diventate le comparse, che sostanzialmente erano quelle che nella parte principale del film, che era questa entrata in fabbrica, costituivano questa massa di persone che entrava in fabbrica. Per cui niente, venivamo fotografati come si fa in galera, foto, nome e cognome, e poi arrivederci, grazie. E mi ricordo che mi ero cercato un cappotto. Avevo preso un vecchio cappotto di mio padre per sembrare un po' operaio. Infatti dopo qualche giorno venni chiamato da Gabrielli, in quei tempi si usava l'eschimo, e mi disse: guarda, allora sei stato scelto, vieni, portati l'eschimo. Dico: io l'eschimo non ce l'ho, per cui... Vabbè, non hai qualcosa di più brutto, di più rude? Mi disse: vabbè, un vecchio cappottaccio. Dice: vabbè, prendete un tascapane, qualcosa. Questa qui invece è Stacchia ad Algisa, Basso Ticino, Vergine. Io lavoravo al piccolo teatro, stavo facendo la Santa Giovanna dei Macelli con Strehler, e non mi ricordo bene per quale motivo, credo che un attore della compagnia mi segnalò perché cercavano una persona per interpretare questa ad Algisa. E a mia insaputa vennero a vedermi, e poi un giorno mi ritrovai convocata. Io ero un po' imbarazzata perché, per esempio, Gian Maria Volonté, vabbè, era già un mito. Visto che dobbiamo lavorare, lavoriamo, no? Volonté io me lo ricordo come una persona squisitamente intelligente, di un acume, di una profondità di pensiero, di una cultura davvero profonda. Parlava di politica e di letteratura con la stessa facilità, insomma, con la quale spesso oggi si parla di sport. Cioè Volonté è un attore che recita e costruisce dei personaggi. Questo personaggio straordinario, che per noi era anche, come dire, insomma, metteva anche un po' di soggezione. Questa possanza di uomo, non pensavo fosse così mastodontico. Che si aggirava prima di girare a testa bassa, proprio camminando avanti e indietro, nervosamente a testa bassa, probabilmente rivedendo nei suoi pensieri il percorso che avrebbe poi di lì a poco messo in scena. E l'attore al contrario, cioè Volonté incide sempre con la sua bravura di attore sul personaggio e lo costruisce secondo dei criteri ben precisi, in modo tale da accentuare gli elementi del personaggio. Mi ricordo
Le scene, per esempio, in cui lui fu costretto a stare fuori perché venne licenziato, mentre invece lui voleva entrare a lavorare, e questa scena con 4-5 persone che cercavano di fermarlo, lui voleva entrare, che sembrava davvero vera, sembrava davvero un litigio vero, tanto era bravo sulla scena a rappresentare, insomma, le emozioni, le espressioni del volto, le parole e quant'altro, insomma, serviva per rendere... Era un grandissimo attore, oltre che un grande uomo, io credo. Comunque mi ricordo soltanto una volta che ci chiesero, cioè c'era un'assemblea in fabbrica e Petri chiese di gridare tutti lotta dura senza paura, una roba del genere, che era uno slogan di lotta continua, e Gian Maria disse no, io questa lotta dura non la dico. Allora a lei e tutti gli altri, anche noi non diciamo lotta dura senza paura. Cioè ci fu una rivolta per una stupidata terrificante, no? Perché che significa non lo dico? Perché lui aveva detto così, allora pure gli altri si rivoltavano. E alla fine della prima scena, cioè di una delle prime scene, a un certo punto uno, forse si guardano troppo di sottecchi, uno non gli piace l'atteggiamento dell'altro, a un certo punto cosa fai? Io guardo te, che tu guardi, trax! A un certo punto rissa, vabbè, si rigira, no, fermi tutti, si rigira, dopo 5 minuti, allora ti ho detto di non guardare, guardi me, guardi te, Volonté apparve e disse: ma che succede qua? E mi ricordo, ho in mente, chissà perché, una scena che è proprio un suo gesto, che allora mi sembrò molto, probabilmente era anche di vera delicatezza umana, mi sembrò molto studiato da attore. A un certo punto, mentre questi qui spiegavano, si infervoravano a spiegare le loro ragioni, lui tolse un pelo che c'era sulla cosa e dice: ma scusa, c'hai questo. E questo aiutò, fu molto studiato ma anche molto efficace, a smorzare la tensione. Poi c'è stato subito il caso dell'Epifania, cioè il giorno dell'Epifania noi pretendevamo la paga doppia, perché era festivo. La produzione naturalmente non ne voleva sapere e noi abbiamo interrotto le riprese. E lì è nata una vivace discussione, soprattutto tra l'Oreste e Elio Petri, che voleva fare invece, tentava di barattare La nostra insurrezione con un film, un cortometraggio politico sulla Fiat Cameri, così diceva lui. E si è arrivati subito velocemente allo scontro tra la proprietà e noi. È bastato un nulla, mi ricordo appunto un megafono che era usato in scena per fare appunto lo studente che arringava gli operai, che viene fracassato in testa a un macchinista della troupe. E io avevo il megafono in mano e gliel'ho dato in testa, intanto che inseguivano. Io non so bene come, devo dire, come è nata questa rissa, io so come questa rissa è finita purtroppo, nel senso che io mi ricordo di essermi svegliato disteso su per terra. Gli diede un cazzotto proprio in mezzo agli occhi che lo stese per terra. Sulla strada, tutto intorno c'erano i campi di neve, e mi ricordo che di essermi svegliato mi sembrava di sciare e sopra di me c'era Gian Maria Volonté che piangeva proprio a dirotto. E diceva: ah, non mi è mai successa una cosa del genere, ho picchiato un compagno per sbaglio, ma com'è possibile? Insomma, era veramente disperato. Io ero leggermente ammaccato, diciamo così, anche se in realtà non è stato niente di veramente grave. Lui invece era veramente affranto per quel che era successo. E quelli che eravamo lì attorno a vedere la cosa, tutti pensavano, si sono presi a botte, tutti pensavano che era una scena cinematografica, quindi nessuno andava. Dicevo: ma qui si picchiano davvero? Nessuno andava, nessuno interveniva, no? Per quei 30 secondi, qui sono andati dei pugni tremendi, e siccome Gian Maria Volonté era anche uno abbastanza piazzato, cioè, picchiando dei pugni tremendi, e dice: Madonna, dice, qui si picchiano davvero in un film. Becco uno di questi qui della proprietà, della produzione, gli do questo coso che gli spacco proprio la testa qui. In quel momento loro tutti capiscono che la cosa è più grave, si fermano,
Allora uno ci dice, ma perché? Ho detto, ma perché? Noi discutavamo di avere per tutti alcune lire in più. Infatti eravamo giù in mensa, siamo venuti fuori e poi fuori è continuata la cosa. Allora Volonté non c'era, no, giù in mensa, non sapeva. E retroscena, allora scusa, e si è schierato con noi. La produzione ha dato l'aumento e poi è proseguita la roba. Da quanto abbiamo ricostruito pare che qualcuno della produzione, per fomentare gli animi, per creare qualche momento di tensione, che poi in effetti c'è stato, abbia detto a Gianmaria e ad altri attori che noi eravamo dei provocatori. Un pezzo, un culo. La prima volta che lo vidi era Gianmaria Volonté, bello, cioè proprio una cosa che tutti mi dicevano, no dai, fai le cose, Gianmaria Volonté è bellissimo. Poi quando sono andato il primo giorno a girare me l'avevano tramontato in Lulu Massa con tutti i ricetti, era una roba. Un pezzo, un culo, un pezzo, un culo, un pezzo, un culo, un pezzo. Alla fin fine questo personaggio, Lulu Massa, che cos'è? Io non so tanto definirlo. È un buon operaio, un cattivo operaio, un buon uomo, è una persona per bene, una persona non tanto per bene, è un grumiero, non lo è, è una vittima, è in parte lui il responsabile della propria vita, che no, poi non si sa se è più negativo o più positivo, per usare termini appunto di eroe positivo o eroe negativo. Non è né un eroe positivo né un eroe negativo, è in parte vittima di un sistema, però come ho detto in parte è anche, come dire, autore del proprio destino. Ehi, stavo proprio pensando a te. Ma va. Perché non confessi che è una balla quella lì che mi hai raccontato che non conosci l'uomo, eh? Ah, che magari qualche cugino in campagna, un siuccio, un pe, eh? Uè, ma pensi sempre la stessa cosa te, eh? Perché? Cosa vuoi che pensi? A paradiso. E dietro le quinte avvennero delle cose straordinarie. C'è una scena, per esempio, se non ricordo male, su una 500 in cui Gianmaria Volonté consuma la sua ora d'amore con Mieta Albertini. Tra che faceva un freddo becco, perché è vero, c'era la neve anche allora. Eravamo in un capannone gelido, eravamo in macchina. Tutte le bottigliette di mignon, di liquore che c'erano, erano vere, ce le bevevamo sul serio, perché faceva freddo. E poi quel perfido di Petri andava a dire a Gianmaria delle cose e a me delle altre. Ti fa bene, anzi. Vienimi sopra te, no? Sopra. Adesso, a rotazione, te ti devi alzare. Ho battuto la testa. Guarda, ecco. Ma è un casino. No, che non è un casino. Attento al cambio, sì, devi al solo stare attento al cambio, aspetta, fare molta calma. Attenzione, ecco, sì. Così, io adesso butto giù il volante. Anche. Però io non dovevo sentire quello che lui chiedeva di fare a Gianmaria Volonté, sì. Tipo tiragli giù i pantaloni, il mutande, non mi ricordo che cosa, e a me diceva un'altra cosa, fai quello, cioè uno non doveva sapere quello che doveva fare l'altro, non era concordato, capito, cioè diventava quasi improvvisazione, nel senso che lui faceva una cosa e io dovevo avere una reazione che non era prevista. Lì c'era un meccanismo che hanno costruito i lavoratori della Falconi per fare in modo che a un certo punto tutti i vetri della 500
contemporaneamente si appanassero per non far vedere più la scena, e la scena concludeva lì. Ed era un meccanismo, se semplicemente c'era un fornelletto, faceva bollire l'acqua, passava il vapore attraverso i tubi che erano collegati ai vetri, e i vetri si appannavano appena l'acqua, appena l'acqua entrava in ebollizione. Naturalmente, quando si vede la macchina da lontano con la testa del cagnolino che balla e la macchina che si muove, c'era dietro, si chiamava Fagiolo, eccolo come si chiamava, era un macchinista di Roma, grande e grosso, che prese il paraurti in mano e cominciò ad agitarlo. Un pezzo, un culo. C'era sicuramente una partecipazione, ecco, da parte dei lavoratori anche all'aiuto, per così dire, magari materiale, no, a fare il film. Mi ricordo, per esempio, venne un credo un artista straordinario, questo prese pannelli di polistirolo giganteschi, ricavò l'immagine di un lavoratore che batte l'incudine, davvero che sembrava di marmo, ed era posto questo all'inizio dell'entrata del cancello. I compagni del servizio d'ordine al loro posto! Compagni operai, il comitato operai studenti vi chiama alla lotta per l'abolizione... Mi hanno chiesto di partecipare a questa scena dove io ero sul pullman, e fra l'altro ricordo con piacere e quasi con... così mi veniva da ridere un po', no? I soggetti del film in genere, anche i personaggi di secondo piano sono piuttosto, come dire, gelosi della loro immagine, no? E a un certo punto il regista, l'operatore che riprendeva, si è girato verso di me, e questo si è alzato in piedi e dice: sono io che devi riprendermi. E quindi abbiamo fatto questa scena appunto del pullman che poi viene scosso dagli scioperanti. No? Poi c'è stato un momentino effettivamente che sto bus ha cominciato a ballonzolare un po' troppo, per cui la faccia da favore non era più una faccia voluta, era semplicemente la reazione ad un fatto che sembrava reale. C'era proprio questa scena che quando sono cominciati gli scontri, i manganelli erano di legno e quindi facevano male. Ma non erano delle... cioè ognuno si era così medesimato che ha dovuto fermare per dire: ragazzi, calma, qui voi non siete dei poliziotti, voi non dovete picchiare i poliziotti così, perché proprio erano stati gli scontri, come se fossero gli scontri. Io mi ricordo quel vecchio figurante che faceva la parte dell'anziano studente, e aveva un'età forse in cui poteva fare la parte del pensionato probabilmente, che era un individuo rimasto sempre ai margini del cinema, con parti, particine. E con lui ho parlato un po' di più e mi ha confermato questa brutta impressione che ho avuto di quel mondo. Riservata a pochissime persone fu il Vittoria, nel settembre del 71, non ricordo il giorno, ma sicuro era settembre del 71, perché l'avevano fatta su richiesta della Falconi, che voleva controllare che non ci fosse mai il nome, infatti era vero, non c'era, non compariva mai il nome Falconi. Quindi a chi è che assistette a questa... Alcuni funzionari della Falconi e persone del cinema, ecco. Il film apparve a Novara nell'ottobre del 71, forse in prima nazionale, molti purtroppo rimasero delusi perché non si videro nel film, le scene erano state tagliate come capita spesso. Nel 1971 io gestivo il cinema Teatro Faragiana, dove il film poi fu proiettato in visione normale per il pubblico. La prima del film a Faragiana andammo tutti, andarono moltissimi novaresi, un pienone. Molti l'hanno trovato un ottimo film, molti l'hanno trovato buono. Ecco, una cosa che mi ricordo che dava molto fastidio è che era vietato ai minori di 14 anni, c'erano un sacco di ragazzini che volevano entrare per vedere Novara, quello me lo ricordo bene, e c'erano da fare delle discussioni infinite.
Poi c'era stata tanta curiosità perché quelli che avevano fatto le comparse volevano vedersi, quelli che insomma un sacco, era andato bene, insomma, come fine. La reazione fu sicuramente positiva da parte di tutti coloro che partecipavano, ma credo, secondo me, non solo, fu un evento culturale nazionale, oserei dire, anche per il valore dei protagonisti. Questi film, in particolare quelli di Petri, hanno avuto una funzione notevole, perché era la prima volta, per esempio, che il pubblico, il grosso pubblico che andava a vedere un film con volonté, si vedeva di fronte, dallo schermo, vedeva una realtà che forse non conosceva, e che implicava una ragione, perché non era solo, perché La classe operaia non è il film su un operaio in fabbrica, no. C'è tutta una serie di problemi, la sua vita privata, la vita pubblica, i compagni, il fatto che lui è per certi aspetti un crumiro ma poi non lo è, e poi viene licenziato ma poi viene riassunto, c'è tutta una serie di problemi personali e sociali e politici che si intrecciano, quindi il pubblico non può che in qualche modo partecipare della vita di questo personaggio, e partecipando della vita del personaggio entra in quel mondo. Secondo me è un film eccezionale sotto certi aspetti, perché fa vedere una cosa, diciamo, la follia in certi che prodotta anche nella classe operaia tramite il lavoro delle catene di montaggio, eccetera, gli stress. Se vuoi diventare matto, credi a me, devi tornare in fabbrica. Io sono diventato matto in fabbrica. Il film ha dato la possibilità di mantenere in piedi la fabbrica. Fu anche un aiuto all'emancipazione poi dei lavoratori, no? Tutto sommato, per tutto ciò che aiuta anche culturalmente la crescita dei lavoratori, la consapevolezza delle proprie condizioni di lavoro. È chiaro che può essere, come dire, criticato soprattutto dall'interno, perché se uno vive quell'esperienza può vedere naturalmente o non vedere che lo stile di Petri gli consentiva di appunto di caricaturare la situazione. Non mi sembra un gran film. Questa contrapposizione tra operai e studenti è veramente molto schematica, molto fredda. Devi dare, in poche parole, nel film il senso di masse che si muovono, se vuoi fare un film di questo genere, psicologie collettive che si mobilitano, e lì è una storia di persone, di singole persone. Ma lasciamo stare Einstein, una cosa è per un pugno di dollari, un'altra cosa è un film sulla classe operaia. Tenete presente che siamo in un momento politico molto particolare, come ho detto, dopo il 68, e con dei problemi anche molto grossi dal punto di vista della lotta interna alla sinistra o della presa di posizione sociale, politica, eccetera, nei vari campi. Allora, come è stato accolto? Adesso, a parte i singoli critici, tendenzialmente le critiche maggiori questo film l'ha avuto dall'estrema sinistra. Sì, erano un po' dipinti un po' come dei coglioni, insomma, no? E quindi è stato considerato in larga misura, come la maggior parte dei film di Petri e di Rose e di altri registi cosiddetti impegnati di quegli anni, come opere compromissorie, come opere socialdemocratiche, come opere che avevano falsato la realtà politica e ideologica forte che bisognava invece analizzare. E non erano, ed erano film per certi aspetti pericolosi. Il discorso era puramente però politico e ideologico, non era assolutamente un discorso critico con un minimo di distacco, non era facile, perché c'era la battaglia. Ecco, oggi, come ho detto, è tutto diverso. Cioè che ci siamo? Perché non lo raddoppiamo questo Cotimo? Eh? Così lavoriamo anche la domenica. Ma dov'è che eri? Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica. Dov'è che facevi il cottimista? Seguivo la politica dei sindacati! Lavoravo per la produttività! Incrementavo! E la critica è stata sostanzialmente positiva. Magari non affrontando direttamente, parlo di quest'altra critica, il problema di fondo, cioè il problema del contenuto. E allora era fondamentale, perché il film in fin dei conti prendeva posizione, anche se secondo me a distanza di anni bisogna tener conto effettivamente
del fatto che Petri faceva sì un discorso ideologico, un discorso politico, ma in qualche modo ne prendeva le distanze. Petri era sempre un po' avanti. È un film molto critico, ma era giusto che fosse così. Allora perché non può non scontentare? Perché è chiaro che il sindacato, il sindacalista, dice no, qui non andiamo perché la mia funzione... Volevano far capire che sì, il sindacato bravo, fatto, eccetera, messo a posto, però poi il sindacato sostanzialmente non aveva la forza e la capacità, soprattutto la capacità, di portare questa vittoria finale. Cioè, in un certo senso il personaggio supera, perché si trova fuori, perché mette in crisi un sistema di protezione operaia, eccetera, che era per esempio il sindacato. Ma chi fa invece una battaglia anche contro il sindacato, perché è più a sinistra del sindacato e non accetta semplicemente una, come dire, una salvaguardia del posto di lavoro, una protezione del lavoratore, ma vuole proprio modificare i rapporti di classe rifacendo una sorta di rivoluzione che era mancata, che era, si era interrotta. È chiaro che vede in questo film un film di destra, adesso dico di destra solo per dire non di sinistra, ecco. Però secondo me il discorso di Pirro e di Petri era quello, cioè di mettere in crisi in maniera diversa, non quella dei gruppi extraparlamentari e meno che mai quella dei sindacati, una situazione più generale, per far deflagrare, diciamo, un conflitto, tenendo conto poi che è un film, cioè ci sono delle ragioni spettacolari diverse e un film non è mai, non può trasformarsi in un manifesto politico piuttosto che, una, insomma, ci sono dei limiti diversi, dei confini. Le condizioni di lavoro per un certo verso sono cambiate, ma credo che non fosse più neanche funzionale quel tipo di organizzazione del lavoro ai fini produttivi con l'avvento delle macchine che ci sono oggi. Questo è il paradiso a cui hanno relegato forse la classe operaia. Spacchiamo sotto, occupiamo il paradiso! Sì, vabbè, ma cosa c'era? Cosa c'era? Eh? Dietro sto muro! Vabbè, piacere. Piacere.